di questa partita che sta vedendo i colori rosso-celesti prevalere su quelli bianco-verdi dell'Ortigia, 14-3, neanche la più rosea delle previsioni ci poteva dare un più 11 esterno in tre tempi, ma addirittura già dal secondo tempo, già il primo 5-2, era già visto chiaramente la superiorità civitavecchiese, segnata anche dalla mentalità delle due squadre adesso in acqua, con Romiti e Fuschi che dicono non è ancora successo niente, ricominciamo dallo 0-0, ma mancano 8 minuti e 11 gol avanti, e l'allenatore dell'Ortigia che dice almeno ne abbiamo presi solo due e quindi abbiamo giocato meglio. Quindi questi sono i due commenti dei due tecnici. Palla deve essere ancora messa nel pozzetto, lo fa in questo momento Ivan Zanetic, che sta giocando nonostante l'attacco di un'influenza intestinale che dall'inizio di questa mattina lo sta debilitando. 14-3 è il punteggio, 8 minuti da far trascorrere per un felice rientro poi in quel di Civitavecchia, dove ricordiamo già sabato prossimo ci sarà la gara ancora più importante tra Civitavecchia e Catania, gara che inizierà alle 15:30. Ovviamente questo per ricordare a tutti che neanche si fa in tempo a archiviare una vittoria, una partita, e già bisogna pensare alla prossima. Poi ci sarà la sosta di Pasqua e subito la ripresa Palermo, la trasferta di Palermo, l'ultima lunga con l'aereo per l'SNC, che così ne ha fatte 5 fino a oggi sulle 9 effettuate. Andrea Muderoni ha recuperato il pallone al centro, la palla adesso è per Zanetic, che ha il ruolo di calmare le foghe dei compagni in acqua, perché adesso è più importante gestire il pallone ai 30 piuttosto che andare a avventurarsi in altre situazioni. C'è Quaglio al centro, Zanetic con la palla in mano, ancora Zanetic non riesce neanche a dare il pallone, poi adesso è Checchini che può tirare, prova il tiro Checchini, la palomba va a parare Patricelli. 14-3 rimane il punteggio, la prima azione del Civitavecchia si è conclusa con la palomba di Checchini, da quest'altra parte Visciola che va a parare il tiro di Rotondo. Ancora Visciola, vedete le squadre allungatissime sin dal primo minuto, ovviamente non ci sono più schemi, si gioca solo per giocare, per qualche gloria personale dei giocatori a Retusei, per gestire il pallone invece i civitavecchiesi, che vedete tornano indietro, affrontano una specie di torello per giocare 25 dei 30 secondi a disposizione solo con la palla in mano. Attenzione che adesso perdiamo il pallone con Checchini al centro, quindi può Danilovic tentare l'entrata, c'è Danilovic, dietro c'è Checchini, ancora Danilovic, il tiro, il gol di Danilovic a 6:53. Segno per l'Ortigia, il numero 10, l'errore difensivo. Ortigia 4, Civitavecchia 14. Errore difensivo in attacco, in impostazione del Civitavecchia con Checchini, la palla recuperata da Danilovic che poi è andato a segnare il quarto gol per la sua squadra, quindi l'Ortigia torna a segnare dopo nessun gol nel primo tempo e il gol del 2 con Danilovic ha segnato al settimo minuto, quindi al secondo, all'ultimo minuto del secondo quarto, quindi un tempo e mezzo senza segnare per l'Ortigia. 6:47, 4 per chi difende in calottina bianca, 14 per chi attacca in calottina scura. Attenzione che perdiamo ancora un pallone, ecco, andare via ancora Civitavecchia, rimangono anche indietro due giocatori dell'Ortigia. Andrea Muderoni contro fallo con l'uomo che ha tentato di passare anche sott'acqua, cosa che è vietata. Ancora Zanetic con la palla in mano, va a coprire in difesa Checchini, pallone dentro, guadagniamo anche l'espulsione su Romiti. Checchini, uomo in più per il Civitavecchia.
Ancora Checchini, 17 secondi con la palla in mano per il Civitavecchia, 10, ancora 5 secondi con l'uomo in più per il Civitavecchia. Prova Zanetic, il pallone è arrivato a Iula, prova il tiro Iula, quando viene murata dal giocatore avversario, quindi uomo in più sbagliato, e da quest'altra parte c'è la ripartenza del Siracusa. C'è Di Luciano, viene marcato da Checchini, viene fermato l'azione dei padroni di casa e quindi tutti già sotto la porta, difesa da Viscio. Azione rotondo da fuori, rotondo, prova il tiro da fuori, la palla è altissima sopra la traversa. Va 5-15. Viscola che riceve il pallone dalla panchina, può dare subito il pallone a Zanetic, superiamo adesso la metà vasca, il pallone arriva verso Checchini, poi c'è anche il soprannumero di Gianluca Muderoni, da quest'altra parte c'è Andrea Muderoni, poi ancora il pallone a Gianluca Muderoni, va a cercare l'uomo per rimediare un fallo, 10 secondi, il pallone arriva dentro, c'è l'anticipo su Zanetic. Anticipo su Zanetic e quindi c'è un nulla di fatto. L'unica cosa positiva è che siamo sotto i 5 minuti, recupera il pallone Romiti in difesa, poi da quest'altra parte siamo già con Zanetic, difende il pallone Zanetic. Ovviamente, come ho detto, siamo avanti di 10 gol, 9 gol, quindi possiamo tranquillamente solo gestire il pallone al limite dei 30, ancora Zanetic, pallone a Gianluca Muderoni, non riesce a fare l'alzo e tiro, Muderoni perde il pallone, lo recupera ancora Civitavecchia, Andrea Muderoni, il pallone viene buttato via per scadenza dei 30 secondi, ma è questo il gioco che vuole il tecnico Pagliarini, sul più 10 a 4 minuti e 4 secondi dal termine, bisogna solo aspettare che ci sia il game over di questa gara dominata dalla formazione Civitavecchia. Ancora il tiro, la parata di Viscola, ancora che recupera il pallone sulla corta respinta, Viscola rimane col pallone in mano, aspetta che i suoi vanno leggermente avanti, andiamo a 22 secondi di possesso palla con Andrea Muderoni che scende in posizione 1 senza neanche troppo forzare, c'è anche il fratello Gianluca su quel lato, adesso è Zanetic che imposta il gioco al centro a tenere solo pallo, Andrea Muderoni ancora pallone dentro per Romiti, tenta la girata volante ma non aveva il tempo per poter fare di meglio, perché il pallone va Patricelli, c'è ancora l'attacco del Siracusa che vuole assolutamente provare un'altra rete, attenzione al centro, poi c'è la girata ma Viscola para tranquilla su Danilovic, e poi il pallone da quest'altra parte arriva a Romiti, c'è Romiti, poi c'è il pallone che arriva in posizione 5 per Zanetic, Zanetic può tranquillamente entrare, prova il tiro, c'è la parata di Patricelli, ma credo che volesse proprio questo Ivan Zanetic, cioè rimettere il pallone in attacco per 30 secondi. Quindi ancora deve essere rimesso in posizione di attacco il gioco, vedete secondo me l'intelligenza tattica di Zanetic che cercare il gol, ovviamente ha cercato la parata del portiere per giocare ancora 30 secondi con la palla in attacco, già siamo scesi sotto i 3 minuti, 2.45 al termine, ma siamo sul più 10, 14-4, quindi andiamo solo a gestire il pallone, adesso è Andrea Muderoni, Checchini, pallone a Gianluca Muderoni, ancora Checchini, Checchini prova il tiro, poi c'è il parata di Patricelli, Checchini ha leggermente anticipato il tiro, viene un po' sgridato anche dai compagni, comunque Patricelli con la palla in mano, siamo sempre sul più 10 a 2.12 dal termine, questo pallone a rotondo, quando arriva sotto, ma c'è l'anticipo difensivo di Andrea Muderoni che è il segno di la resa ufficiale dell'Ortigia, adesso c'è il time out,
chiesto dai due allenatori. Questa è la situazione, siamo sul 14-4. Iniziamo con tanti, poi casomai Ivan a 4 lore. Capito, Ivan? Sarà 4-5 lore. Capito? Capito? Queste sono le disposizioni di Marco Pagliarini per questi ultimi due minuti, 1.58 al termine. Ovviamente li giochiamo in attacco i primi 27 secondi. Biscola pronto alla rimessa in gioco. Chiarelli ora attacco e pressing del Siracusa, che vuole chiudere con onore questa gara nonostante i 10 gol di passivo. Ora Zanetic palla in mano, provano i raddoppi dentro, può arrivare il pallone verso Romiti. Romiti che non riesce a liberarsi e guadagna anche l'espulsione a favore il Civitavecchia con l'uomo in più. A 1.30 dal termine, Civitavecchia con l'uomo in più, Zanetic con la palla in mano, Foschi. Chiarelli, Zanetic, prova il tiro e c'è il gol di Castello. A 1.14 gol di Castello. Civitavecchia, il numero 7, Andrea Castello. A 1.13 dal termine, siamo sul 15-4. Siamo sul 15-4, manca 1 minuto e 13 secondi prima di andare a poter festeggiare la vittoria esterna del Civitavecchia. È la quinta, la sesta del Civitavecchia esterna, ha perso solo a Bologna e Roma, sono anche le uniche due sconfitte del campionato, poi c'è il pareggio interno di sabato scorso. Diciamo lento. Pallone per l'Ortigia, ancora c'è controfallo. Controfallo all'Ortigia, il pallone viene dato a Simeoni. C'è Foschi che è solo, che arriva in questo momento il pallone, c'è ancora Lollo Foschi che ha voglia di incrementare il bottino civitavecchiese. Foschi, Patricelli, palo di Foschi e quindi un nulla di fatto, rimaniamo lì, siamo nell'ultimo minuto di gioco, 45 secondi al termine, due opportunità, due occasioni da una parte, una da parte e una dall'altra. Adesso che è il momento del Siracusa, 14 secondi con la palla in mano, rimane indietro Foschi, non viene abbandonato da Polifemo. Ancora Viscola, 24 secondi al termine, chiudiamo quindi con la palla in mano. Ancora Castello che può annotare, ovviamente apriamo adesso la metà vasca con Andrea Castello. Ancora Castello che scende indisturbato in posizione 1, 13 secondi per il possesso palla. Chiarelli, Pinelli prova il tiro, la parata è di Patricelli e finisce la partita col punteggio di 15-4. Vediamo di recuperare subito le impressioni dei nostri giocatori e degli sotto la nostra postazione. Andiamo subito al volo, un Andrea Muneroni al volo, sì. Perché sei bagnato, sì, sì. Aperto, quindi non fa niente, ancora l'adrenalina. È andata bene, guarda, è ottima partita, il risultato parla da solo. Volevo cogliere l'occasione e fare gli auguri a grazie, Stefano, grazie, che oggi grazie, fa 60 anni, grazie, auguri. Tanto per abbattere un po' di critiche, grazie. Ci vediamo tutti sabato alla Pala Enel. 15.30 che sta tremando, lasciamo, liberiamo il Andrea Muneroni, avete inteso anche l'uscita della
di Romiti, che chiaramente va a contestare Zanetic. Lo lasciamo da dentro per i suoi problemi. Sentiamo coach Pagliarini. Insomma, dovevamo uscire forte al primo tempo, qui mi pare che siamo rimasti forti per 5 tempi addirittura. No, vabbè, loro sapevamo che erano un po', è normale, vengono da un momento un po' delicato dove hanno subito un'espulsione per brutalità, un'espulsione per protesta, quindi erano un po' tesi, dovevano vincere per forza, quindi avevo soltanto chiesto, cerchiamo di stare avanti e primo tempo è per condizionarli un po'. Infatti sicuramente poi nell'arco della partita non è questo il valore dell'Ortigia, nel senso che credo che abbiano mollato, ma hanno mollato di testa, come è normale che sì, che però diciamo fino al 9-2 è stata una partita vera, che un po' ha ricalcato quella dell'andata, che 9-3 poi dopo via. Sono stati adesso Boschi si stanno allargando sulla libertà. Faccio i complimenti alla squadra tutta, perché veramente hanno fatto questo il clima e sono stati eccezionali, sono stati tra virgolette secondo me bistrattati un po' troppo per il pareggio in casa con la Rechi, o meglio non è stata una bella prestazione, però è stata una prestazione fatta con una partita dove comunque la concentrazione c'è stata e la voglia di fare risultato. Abbiamo sbagliato nel gestire la parte della testa e quindi un pochino bistrattata forse da qualcuno, non voglio essere polemico, ma in questo momento mi sento di difenderli, perché non ci dimentichiamo il tipo di campionato con le problematiche, certo, che abbiamo, diciamo che è stato fatto. Oggi questa è stata una risposta, mi sembra che spesso se si vince vengono tra virgolette definiti i risultati come se fosse scontato, e mi riferisco un po' ai giudizi in generale, magari, che diciamo possono essere delle valutazioni, qualche collega e poi che fa dopo valutazioni abbastanza singolari e personali. Io sono d'accordo, però mettere dei 4,5 di 5,5 significa comunque essere in questo momento in una situazione in cui poi laddove c'è una vittoria bisognerebbe mettere 7,5, 8, ecco, magari gestire 6,5, 5,5 lo preferisco, però ripeto, non è una polemica, è una puntualizzazione per i ragazzi che sono rimasti un po' male da questo tipo di, ma diciamo di per giudizi. Per tutto chiudere qua questa cosa, io diciamo che all'inizio erano facili le partite, poi ci sono degli esami da fare, insomma, qui come diceva Edoardo gli esami giustamente non finiscono mai, perché io sono sicuro che già al ritorno sul Fulmino si parlerà di essere concentrati, perché per me la partita più importante è sabato, quella a casa col Catania, che è la squadra più importante, più tecnica. All'inizio è partita male, aumenta sempre nel finire del campionato ed è il pericolo numero uno, perché poi tutto sommato giochiamo in casa e quindi siamo obbligati poi a vincere. Ritornando un po' alle situazioni, ecco, dopo le situazioni, le votazioni, personalmente, e chiudo qua il discorso, ma io non do mai dei giudizi, dico personalmente li do io questa settimana i voti ai giocatori e metto tutti 10, perché secondo me una prestazione del genere, da 10 sono stati bravissimi, concentrati e non hanno veramente mollato, diciamo, da 11. Nulla. Questa è la differenza dei certo gol. E quindi niente, faccio i complimenti ai ragazzi, ripeto, non è un problema, perché chi fa questo sport e chi fa lo sport sa che è normale che ci siano dei giudizi e delle valutazioni, quindi fa parte un po' del gioco, è come il pubblico viene e dà dei giudizi. Però è dispiaciuto che nell'ultimo periodo, insomma, sembra che se vinciamo una partita con i muri antichi fuori casa o comunque con col 7 scogli qua è quasi scontato, o comunque vengono date delle valutazioni a alcuni giocatori addirittura magari insufficienti e poi veniamo un po' penalizzati in maniera un po' troppo eccessiva, tutto qua. Certo, ricordiamo l'appuntamento con il Catania, che è fondamentale per il proseguo del campionato, cioè che comunque mantiene la testa con almeno 2 punti di vantaggio, che sapremo poi solo in serata cosa farà la Roma. Alle 15.30 però cambia ancora l'orario, cambia ancora, però questa volta è mezz'ora indietro, quindi un po' più tranquillo. Ricordiamoci che poi sabato sera ci sarà anche il cambio dell'ora legale, quindi ulteriori cambiamenti. Tutti al Palagalli a vedere l'SNCN contro il Nuoto Catania. L'appuntamento è per sabato prossimo. Grazie.